tutti a bordo viaggiatori, sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the Road, la mia mente non viene controllata da un'entità extraterrestre superiore. Insomma, dai, scherzi a parte, oggi parliamo di extraterrestri, che è un argomento molto interessante che lascia spunto a molte discussioni. Allora, il canale YouTube di cui vi parlo oggi è legato a un canale di cui vi ho parlato in precedenza e vi approfitto per parlare di una grandissima collaborazione. Quello che trovate nel doobly-doo, infatti, sono innanzitutto i primi 5 video di una grande collaborazione tra 5 canali. 3 canali già li conoscete perché ve ne ho parlato prima, e sono Hybrid Librarian, Dark Five e All Time Tense. E a questi 3 canali si sono aggiunti in questa grande collaborazione il 4° canale, che sarebbe All Time Conspiracies, che è il canale di cui parlo oggi, e un 5° canale, dal brevissimo e semplice nome da ricordare, Stuff They Don't Want You To Know, How Stuff Works. Potete iscrivervi se trovate cose molto interessanti. E questa collaborazione è tutta incentrata sul discorso UFO, extraterrestri e forme di vita extraterrestre. Il primo video che trovate nel doobly-doo è di Hybrid Librarian e ci parla dei 10 più sconcertanti avvistamenti UFO della storia. Filmato molto interessante, video veramente molto interessante, mi ha lasciato... fa pensare, dai, lasciatemelo dire. Segue, cercherò di essere veloce perché l'argomento richiederà un po' di tempo, segue Dark Five con 5 creature di supposta origine aliena che si trovano sulla Terra, per esempio il Chupacabra, se ricordate, se avete presente il mito del Chupacabra, ma anche altre cose che... date un'occhiata al secondo video che c'è sul doobly-doo. Poi segue All Time Tense con queste 10 curiose teorie sugli alieni, e qualche teoria di cui si è parlato in passato, qualche teoria che viene un po' inaspettata, video che merita di essere visionato. A questo punto ci parlerà All Time Conspiracies, di cui vi parlerò tra poco, che ci chiede se esistono veramente gli alieni. E infine, l'ultimo video della collaborazione, che è quello con cui lancio l'argomento del giorno, appunto Stuff They Don't Want You To Know, che è il video che spiega il progetto SETI. Ora, il progetto SETI, passiamo subito all'argomento del giorno, finora avete trovato tutto nel doobly-doo, quindi passiamo adesso all'argomento del giorno. Il progetto SETI è il progetto di ricerca di forme di vita extraterrestre intelligente. Una premessa veloce: io ho una posizione rispetto alla possibilità dell'esistenza di forme di vita extraterrestri, che è la posizione fondamentalmente della comunità scientifica. Ora, prese considerato come forma di vita, qualsiasi forma di vita, anche quella a livello batterico, unicellulare, eccetera, è evidente che pensare che siamo l'unica forma di vita possibile e plausibile nell'intero universo è una fesseria di dimensioni abbastanza cosmiche, appunto. Detto questo, passo poi a quello che è un po' la mia posizione. Sono anzitutto convinto, non solo come la comunità scientifica, che ci saranno forme di vita primordiale su molti altri pianeti, ma sono inoltre convinto che ci siano forme di vita di ogni stadio dell'evoluzione, magari pianeti lontani nell'universo, con ogni stadio dell'evoluzione. Intendo dire che, secondo me, in questo momento potrebbero tranquillamente esserci, almeno statisticamente potrei anche aver ragione, potrebbero esserci pianeti nell'universo che stanno vivendo quella che per esempio per noi è stata, non so, l'era dei dinosauri, o che stanno vivendo un'era molto simile a quella, alla nostra era tecnologica. Potrebbero indubbiamente esserci anche civiltà decisamente più evolute. Non metto le mani avanti dicendo no, è impossibile, ma quando si parla di possibilità di aver avuto contatti
con civiltà extraterrestri, possibilità di apparizione di UFO, di dischi volanti e altre situazioni, incontri avvicinati di svariati tipi, sono un tantino dubbioso, soprattutto guardando certe persone che portano avanti questo messaggio. Insomma, io vivo in Sicilia e è stata la Sicilia la culla di due contattisti abbastanza noti che sono stati Eugenio Siragusa e Giorgio Bongiovanni. Premesso che Eugenio Siragusa è una persona da prendere più che con le pinze, proprio veramente, non so, coi guanti da fonderia, visto che abitava sotto il CNR, c'era una volta, intervistarono un ricercatore del CNR che disse: ma io non capisco, sono anni che la sera mi affaccio al balcone dell'istituto per fumare la pipa, guardo sotto il balcone, vedo la casa di Siracusa, guardo il cielo, è 30 anni che guardo il cielo e vedo solo stelle cadenti al massimo, e quello è 30 anni che sta sotto di me e vede gli UFO tutti i giorni. Quindi capite che l'argomento porta a dibattiti molto complessi. Mentre quella che è la cosiddetta sana ricerca scientifica, per esempio, è il progetto SETI, lo è stato in passato anche una parte del progetto a cui ho partecipato, a cui hanno partecipato molti in realtà, il famoso SETI at home, la ricerca SETI a casa. Il progetto SETI si propone di trovare segni di una intelligenza al di fuori del pianeta Terra che trasmetta un segnale radio con determinate caratteristiche tali da far comprendere che non è un segnale naturale, che non è un fondo naturale, ma che è il segnale che dà l'evidenza di una forma di vita intelligente che ha elaborato questo segnale. È composto da due parti il progetto. La prima parte consiste nel puntare dei radiotelescopi in alcuni punti dello spazio, e l'altra parte consiste materialmente nel registrare il segnale radio che viene praticamente sulla frequenza di risonanza dell'idrogeno, che essendo 1800 e rotti MHz, che essendo la sostanza più diffusa nell'universo, si suppone che sia quella che ha maggiori capacità di arrivare a grandi distanze. E la prima fase è questa, registrare il segnale. La seconda fase è cercare nelle migliaia, nelle milioni di registrazioni, nelle forse anche miliardi di registrazioni, l'evidenza di un segnale che dà l'idea di una intelligenza alle spalle che lo ha generato, non che dell'esistenza di un segnale naturale, che è quello di una stella, di un altro corpo celeste. E questa fase, quella dell'analisi, è ovviamente più complessa della fase di registrazione, perché le porzioni di schermo, per le porzioni registrabili, per via della rotazione del pianeta, per via di altri fenomeni, generalmente sono porzioni che durano 36 secondi, ma l'elaborazione può richiedere molte ore per ognuno di questi 36 secondi. Ragion per cui il progetto SETI at home proponeva di effettuare l'analisi di questi segnali con l'uso del sistema del calcolo distribuito. È stato uno dei più grossi progetti per il calcolo distribuito, da cui è venuta la piattaforma Boeing. Nel doobly-doo, dopo i 5 video sugli UFO, vi metterò qualche link al progetto SETI at home, al progetto Boeing, eccetera, perché sono progetti scientifici interessanti. Tra l'altro Boeing, che è un progetto di calcolo distribuito dell'Università di Berkeley, si è sviluppato non solo per la ricerca di vita extraterrestre, ma anche per ricerca medica e per altre forme di ricerca scientifica dove è possibile effettuare il calcolo distribuito. Un progetto molto interessante, anche se fino ad oggi non ha dato nessun risultato. Ma interrompo un attimo l'argomento del giorno per parlarvi del canale YouTube All Time Conspiracies, perché ha a che fare con l'argomento del giorno. Per l'appunto, oggi parliamo di extraterrestri. E io vi segnalo due filmati fuori da questa collaborazione sulla vita extraterrestre di All Time Conspiracies, che però parlano di UFO. Il primo riguarda una domanda: il Papa conosce la verità sugli alieni? E pone un interessante quesito sulle dimissioni di Josef Ratzinger. Il secondo filmato è una cosa che mi ha colpito per una
forma di interesse. Come ben sapete, quando si parla di cospirazione, quando si parla di UFO, di extraterrestri, quando si parla da Roswell in poi, è perché il governo americano, eh sì, l'America soprattutto. E se ci volessimo buttare dentro il Canada, che non è che sia con rapporti proprio idilliaci con gli Stati Uniti, per carità, ci sono buoni rapporti, non sono mica in guerra, ma canadesi e americani non sono la stessa cosa. E se non lo sapete, andate a cercare su uno dei miei primi vlog, quando parlo di Matthew Santoro, guardate le differenze tra gli americani e i canadesi, perché non sono la stessa cosa gli americani e i canadesi. Comunque il vlog, il video che vi metto nel doobly-doo di All Time Conspiracies riguarda un progetto passato. Voi avrete sicuramente sentito parlare del famoso Blue Book sulla ricerca di materiale extraterrestre, di informazioni sugli UFO da parte degli americani. E avrete mai sentito parlare di Majestic 12? Andate a vedere nel doobly-doo e approfondite, sarà una cosa molto interessante. Ora, concludendo, voglio concludere l'argomento del giorno raccontando velocemente una cosa. Io, come ho detto, ho una posizione più che scettica, scientifica. Non escludo a priori l'esistenza della vita sugli altri pianeti, perché ovviamente scientificamente e anche statisticamente è una fesseria, ma non mi sento pronto a dire che tutti gli avvistamenti di UFO, che tutti i segnali siano l'evidenza dell'esistenza di qualcosa. Tuttavia, sia io, sia alcuni amici, siamo stati comunque direttamente in passato testimoni di fenomeni che comunque vogliamo definire non hanno una spiegazione scientifica razionale immediata. Nel doobly-doo troverete due link a due miei articoli sul blog, uno di una fotografia che fece l'amico Francesco anni fa da Avola Antica, mentre era una domenica in campagna con la famiglia, di un oggetto che non si era neanche accorto di aver fotografato. In una foto compare un oggetto non ben chiaro che si staglia in mezzo al cielo. Il secondo articolo del mio blog racconta di una sera in cui io e un altro amico a Cisternazza, nel periodo di San Lorenzo, nel periodo delle stelle cadenti, abbiamo assistito a un fenomeno molto alto nel cielo, quindi proprio tra le stelle, di uno strano oggetto, di un corpo che per molto tempo ha compiuto sempre uno specifico movimento. Restava fermo in un determinato punto del cielo, poi si spostava lungo una specie di linea orizzontale, partiva molto lentamente, accelerava restando sempre orizzontale, infine rallentava fino a fermarsi. A questo punto, con lo stesso ragionamento, partire lentamente, accelerare e poi rallentare fino a fermarsi, tornava con una traiettoria a semicerchio nel luogo di partenza. Abbiamo assistito a questo fenomeno per, se non ricordo male, più di 3 ore, e per queste 3 ore che abbiamo assistito al fenomeno, che abbiamo cercato di triangolarlo, che abbiamo preso dei punti di riferimento, abbiamo utilizzato la ringhiera del pozzo di Cisternazza per capire se fossero gli occhi che giocassero un brutto tiro, abbiamo avuto la conferma che questo oggetto ha continuato a fare questo movimento per tutto il tempo che siamo rimasti lì, e non sappiamo cosa fosse neanche noi. Ma queste sono le due esperienze che, una l'ho vissuta in prima persona, una mi ha raccontato Francesco in prima persona, e abbiamo cercato di coinvolgere i miei lettori del blog, e sono sicuro che ci sono state altre esperienze da parte di altri, che comunque danno l'idea di qualcosa. È anche possibile che ci sia, ma potrebbe anche essere qualcosa che si potrà spiegare scientificamente più avanti. E d'altronde non dimentichiamo che una cosa che, non so, nel Medioevo veniva chiamata stregoneria, adesso chiameremo infezione batterica. La razza umana non finisce mai di imparare, e può succedere di tutto. E d'altronde, perché chiudersi alla possibilità dell'esistenza di vita extraterrestre? Non dimentichiamo che questo Papa è quello che ha aperto addirittura alla possibilità della spiritualità extraterrestre, dicendo: ma se domani dovessero venire dei marziani e dire «io voglio essere battezzato», cosa gli risponderemmo? Comunque, io adesso
sto rientrando, quindi concludo questo vlog. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fate pollice in alto, condividete con gli amici e fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Scrivetemi un commento, mandatemi qualcosa su Twitter o su Memi, hashtag DDVOTR. E ragazzi, questo è tutto. Ciao, ci vediamo domenica prossima.